La questione dei fiori del male ebbe inizio con una denuncia inviata al Ministero degli Interni. I servizi speciali del Ministero stanno facendo luce sul caso e il risultato è il libro inviato all'ufficio dell'accusa. L'investigazione ebbe inizio il 7 luglio 1857. Questo libro è un passatempo per le follie dello spirito. Niente è in grado di giustificare la scrittura di una simile deformazione di un trentenne. Ha qualcosa da dire in sua difesa? Certamente. Certamente ho qualcosa da dire. E chiamo tutti gli spiriti di queste pagine a testimoniare in mia difesa di fronte al giudice. I chiostri antichi sulle imponenti mura esponevano in quadri la santa verità, il cui effetto scaldando le devote viscere mitigasse il rigore dell'austerità. Il monaco fannullone, quando saprò mutare lo spettacolo vivente della mia triste miseria in lavoro per le mie mani e amore per i miei occhi. Capelli riccioluti sino alla scollatura, boccoli profumati carichi di indolenza, estasi per popolare questa oscura alcova dei ricordi che dormono nella capigliatura. La scuoterò nell'aria come un fazzoletto. Allungo la mia mano nei tuoi spessi capelli, seminerà perle, rubini e zaffiri, affinché tu non sia sorda al mio desiderio. Non sei forse l'oasi in cui sogno e il boccale da cui bevo a gran sorsi il vino del ricordo? Quando per volontà di potenze supreme il poeta appare in questo mondo annoiato, sua madre, impaurita e colma di bestemmie, stringe i pugni verso Dio che ne prove a pietà. Lo so che al poeta è riservato un posto nei ranghi felici delle sante legioni e lo inviti alla festa che non avrà mai fine dei troni,
delle virtù e delle dominazioni. Di ciò che ho visto e quello che hanno sentito è stato in grado di giustificare l'esistenza di questo libro. Vuole fare un'ultima dichiarazione prima del verdetto? Sì. In futuro creeremo libri rassicuranti che dimostrino chiaramente il fatto che quest'uomo è un bravo uomo e che tutti sono felici. Ipocrisia disgustosa. Ils ont des becs, ils ont des yeux perçants, comme les femmes. Les oiseaux du malheur, ils ont la grâce. Ils volent adorablement comme les femmes. Les oiseaux du malheur, ils ont des pattes et marchent dans le vent comme les femmes.